Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio, il 106esimo della nostra partita con l'Etiopia. Gli ultimi stanno venendo un po' lunghetti, quindi credo di darmi una regolata con il timer, più che altro che lo spengo e non gli do retta. Allora, qua in realtà non è che sono due eserciti diversi, è lo stesso, quindi direi che appena ci siamo, prepariamo questo esercito qui e credo che anche questo dovrebbero essere sufficienti per attaccare qui. Potremmo reclutarne un altro ancora, ma non abbiamo il manpower. Invece no, facciamo pace con gli ottomani subito. Ora decidiamo assieme cosa fare. Ho sistemato un attimo le status e qua ho visto che purtroppo lui è garantito dalla Russia, però la Russia ha solo 130, solo 130.000 uomini, quindi con questi già li apriamo e cioè non dovevano mettersi in mezzo, quindi li mettiamo. Tanto sono ortodossi, ci sono solo loro. Possiamo picchiarli anche un pochino. Quindi possiamo far pace. Do i timori di tutto tranne tipo una zona, in maniera tale che ho comunque il casus belli e dichiariamo guerra subito. La cosa è che magari mi tengo due diplomatici liberi così siamo più sicuri e facciamo le cose nello stesso mese. Abbiamo ripreso dietro Smolek, va bene. Becchiamo ancora un po' questi, aumentiamo il prestigio. Ah, però se ne sono vicini un bel po'. 4%, wow. 0,6 è accettabile, 4% di morti. 49. Faccio pace. Aspetto un mese, gli dichiaro guerra. Sì, ma non vedo differenze, cioè se tanto qua non posso farci il core, mi tengo questa e attualmente ho il casus belli, vuol dire che ce la posso avere sempre, giusto? Holy War. O comunque avrei sempre il Reconquest. Quindi lo posso fare sempre, facciamo pace esattamente adesso. Allora, facciamo un po' di pulizia. Di sicuro voglio forte, 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 forte. Poi mi interessa questo forte e questo forte, ma questa roba qua gliela posso davvero dare tutti i timuridi. A qui forse non potrò dare tutto quanto effettivamente. No, però questa non dovrebbe valere così tanto. Nel senso che no, va bene così. Dunque, qua c'è un forte, ma Baghdad costa decisamente troppo. Altri forti in zona c'è questo che però non posso prendere. Quello neppure. Potrei andare a prendermi dei forti a cazzo qua, ma non ci confino. Vorrei evitare cose di questo tipo. Potremmo prendere Gaza sempre a caso. O potrei prendere questo. Fanno la seta. Perché poi qua bisognerà anche decidere il futuro confine tra me. Aspetta un momento. Allora io voglio dare questo forte e questo. Quindi di per sé non è che mi serve. Togliamo tutto quello che non è necessario. Anzi, potrei anche fare così. No, comunque qua voglio questa parte, però così posso. Potrei prendermi molti più forti se la mettiamo in questa maniera. E poi dirne non posso perché ho occupato dagli austriaci adesso, vabbè, pazienza. Però potrei prendermi per me, medesimo stesso, tipo questa zona. Che vale comunque un po'. Tutti forti. Potrei prendermi Baghdad, che è un forte, ovviamente. Questi sono forti. Ma io non vedo altri forti liberi, questo è un problema. Questo è. È mio, ma non ci posso arrivare. No, sono proprio fregato qua. Tu di quanto stai vincendo? No, ma non posso aspettare. Poi solo il 15. Adesso se faccio pace, secondo me gli ottomani si riprendono e li ammazzano.
Qua lasciamo gli ottomani vivi perché questo mi interessa. Questo lo prendo io, questo lo prendo io. Questi non li prenderà mai nessuno, quindi potremmo già fare il confine futuro, che sarà tipo qualcosa come questo. Però ovviamente è inguardabile. Quindi facciamo diversamente, così, una bella sacca. Un'altra bella sacca, così gli ottomani magari esplodono. E l'1% diventano soldi. Va bene, 116. Ora non posso. No, gli do via tutto, tranne 1, 2, 3. Questi qua. Non si incazza nessuno, quindi va benissimo così, direi. Allora, tu vieni qua. Questi attacchiamo a nord. Ora spero che tu da qua te ne vai. Idem da qua. Qua possiamo fare i core. Allora, ci sono un paio di cose che vorrei controllare. Innanzitutto, qua siamo a 108. Quanto mi costa fare i core visto che questo costa di più? Il 7% in più. Posso anche permettermelo visto che ho un sacco di punti. Quindi va bene. Ora in teoria potrei mettermi a fare i cordi tutto quanto. Quello che posso, perché il resto non posso. Cioè questi qua non posso farci il cordo. Ora questi forti li tengo o li distruggo? Io credo che li distruggo tutti. Perché se no i timuridi vanno in bancarotta. Come ha fatto Fezzan, come ha fatto Trebisonda. Gli lascio giusto questo perché è sul confine con qualcosa di grosso, davvero grosso. E vabbè, questo qua perché ormai c'è ed è sulla capitale. Quindi prima di attaccare Kazak, ora gli diamo via tutto quanto. Secondo me questi se ne vanno, spero. Comunque, vieni qui, amico. Allora, Grand Provinces. Sarà lunga, eh? Allora, Kabul. Balk. Uzbekistan. Dov'è che è? Qua, va bene. Poi Maralax. Muscat. Quel cacchio. Hormoz. Devo stare attento perché questi qua vogliono anche la mia roba. Maralaxi. Perché non posso darti Maralaxi? Eccolo qua. E Ascus. Metteteli in ordine alfabetico, vi prego. Ah, sono in ordine alfabetico al contrario. Ok. Buona a sapersi. Poi io mi tengo anche, non lo so, Buara, tutto il resto che possiamo andare, quindi questo, cor qualcosa, questo, Tlas, 56% per estesi, Tashkent, non ho, sì, devo per forza dichiarare guerra, cioè il prossimo mese, quindi non posso dargli tutto. Questo, quella lì la teniamo. Ora passiamo da qui, bam. Bam. Poi l'Arestan. L'avevo visto, l'Arestan. Raf Shah Sanji. Sanji, Raf Sanji. Jard. Isfan. Mi verrà mal di testa dopo sta roba. Ardakan. Poi. Quello con la B, quella I dopo, questo. Erat.
Erat, tanto sono 57. Chor. Gor, non Chor, ok. Poi Bamiyan. Poi Mashid con qualche H, troppe H. Koya Khan, Koyo Koyo, Koyo Koyo. Kiva. Kiva là. Ok, Balk. E Quarshi. Ora io spero che... Eccola lì, lo sapevo che sono troppo overestesi. Buara. No. E Shinkert. Shinkert te lo posso dare. Sono overestesi al 97%. Ora, ovviamente... Cacchio, li abbiamo fatti diventare giganteschi. Quanta roba ti ho dato? In realtà non dovrebbe essere roba gigantesca, però 283 di development, così perché gli girava. Cioè girava a me. Russia, Lomburgo. Ok. Vabbè, attaccherò lì dopo. Ora, questi sono quelli di cui posso fare il core. Baghdad. Khanik. Questo dov'è che sta? Lì? Sì, sono tutte robe che valgono un botto per quello, eh. Dov'è che questo gira? Ah, qua. Ora, Quarci, purtroppo non ci posso arrivare. Sluga, se ne devono andare. Quindi facciamo passare un attimino di tempo. Timbush tu, pensaci tu. Era relative strength of the vassal è salita, ma adesso vedrai che Timbuktu ti rendo molto contento. Perché posiziono le mie truppe qui. Venite qui. Voi state pure lì. Tu hai finito? Ok, poi completiamo altre cose. Tanto il casus belli ce l'ho sempre contro di te. Quindi va bene. Se ne stanno andando, fantastico, quindi posso fare core di questo e questo e questo. Non arrivo qui e non arrivo qua. 15 di development qua, però. Ok, allora tu vali il 49%, quindi appena fai un po' di core possiamo dichiararti guerra tranquillamente. Colonialism. Take colony. Ah, certo, perché queste qua sono colonie per lui. Ah, ah. Forse avrei dovuto prendere tutta la costa. No, ho detto che non lo voglio fare per quella questione là. Ho perso Defender of the Fate contro Chagatai, ma credo che, insomma, fra una ventina d'anni non utilizzeremo più Defender of the Fate o quel cacchio che fosse. Dai, Rebels Break Countries. Questo è quello che la gente vuole. E che io voglio. Un po' presto. Questo messaggio mi arriverà mille volte. La cosa bella è che ho preso forti sui confini con gli ottomani, quindi sono tutti gratis. Tranne Trebisonda. Questo lo tengo, questo lo tolgo perché potrebbero sfuggirmi dei malindiani, come cavolo si chiamano.
Quanti ribelli, quanti ribelli. Questi sono tutti ribelli. Mio Dio. Vabbè. Eccola. Per fuori quelli. Sono al 78%, io mi devo tenere un 8 fisso, ma tutto il resto me lo posso togliere. No, beh, dai, la guerra è andata bene. Noi siamo questa cosa, eh. I muri di non sono una parte lesa. Per adesso. Ovviamente avranno bisogno di molto aiuto i Timuridi. Non hanno ancora debiti, guadagnano. Bene, devono fare tutti i core. La maggior parte, tra l'altro, erano loro core, quindi non deve farne troppi. Abbiamo ancora un po' di Reconquest, che è positiva come cosa. Deve farne un po' qui. E questi qui. Dopo dovrei fare tutto da quella parte di là. Spero che tu abbia un po' di assolutismo. Poi vieni qui, amico. Per Alliance. Farò un mesetto. Facciamo quell'altra roba. Ora spero che gli austriaci perdano e che vincano i ribelli, perché qua non so cosa potrebbe capitare. Tipo qua si sono ripresi tutto, c'era tutto austriaco e gli austriaci hanno perso tutto. Stanno vincendo la guerra, eh. Grande. Allora, rivale da rivale con la Russia. Enemy of enemy. Ma volendo, no, non ce la facciamo. Cioè, a meno che non di sposalizio, cose di questo tipo. Poi, protect our brethren in Eritzkan. E il manpower deve essere recuperato. Questo è figo. 90% del mio manpower quanto sarebbe? Non lo vedremo mai. Allora, i nostri fratelli in... Dove cacchio sta? Eritz. No, Erzikan. Ho capito. Però ti sei fatto un bel po' di claim, amico, eh? Mentre lui ci pensa, dichiariamo guerra a questi, anzi, prima di dichiarare guerra a quelli, facciamo passare un mesetto. Perfetto, abbiamo un nuovo vassallo. Quindi tutti si sentono un po' più forti, tutti si sentono un po' più forte. Svezia cambia religione, perfetto. Non ho fatto in tempo a metterci sopra nessuno. Tu ti stai trasferendo a Bolo, che è qui. Vabbè. Comunque qua è completamente occupato. No! No! Ci sono 3.000 uomini, fateli fuori, non state lì qua a fare delle statuine. Forza, 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 forza. Ci stai mettendo troppo. Zazu. Ok, siamo qua.
Allora, tu hai fatto, credo, tutti i core, bravo. A livello di conversioni, come sei arrivato? Abbastanza bravo. Quindi possiamo anche pensare di iniziare ad annetterti. Potremmo migliorare la relazione con te. Zazu, Zazulandia, va bene. Ok. Dai, ma che palle. Andate a vedere che adesso l'Austria vince e gli ottomani non hanno i ribelli. Esattamente le due cose che non volevo. Tra tutte le possibilità che c'erano. Abbiamo vinto. Allora. Perfetto, la guerra dovrebbe essere andata. Qua sta solo aspettare te quando non sei più per esteso. Stai facendo i core? No. Sì, no, li stai facendo. Sei un bravo vassallo, sono proprio contento. Devo dirtelo. Bravo. Allora, i nobili aumentano la loro loyalty e c'è un aumento dell'autonomia di 0,5 al mese fino all'82 per 10 anni. Oh, perdiamo stabilità. No. Facciamo così, che tra l'altro significa, oltre al fatto che mi togli la pausa da solo, che posso togliere dei territori qua. Quindi la Mecca. Questi chi se ne... Ok, va bene. E possiamo togliere questo? No. Solo 42. Beh, sì, potremmo toglierne già uno. Ok. Colonie, colonie, colonie. Quante ne ho? Tra l'altro fra un po' sarà anche ora di fare la tech. Overti root. Che cacchio è? Ah, è questo. Lock now, perfetto. Io non ho niente con questi. Ah, me ne ha aperto una a caso, capito. 60 di prestigio. E quindi volendo potremmo... No, dai. Alla fine... Cioè, è il re più scarso che abbiamo avuto finora, eh. Però non è che sia proprio il peggiore dell'universo. New Monarch, take a decision. Le stasse e moi! Ecco quello che vi dicevo, vedete? Hanno aumentato il loro prestigio di un tot, perché hanno un re con almeno... Porca vacca, eh sì.
Lo Stato sono io, quindi loro adesso hanno l'assolutismo altissimo. 8.000. Come ho fatto a prendere quei soldi? Boh. Ah, sto guadagnando un botto al mese. Va bene così. Va bene così. Dai, che riusciamo a prendere un solo debito. E magari tu hai tanti soldi. Dammi i tuoi soldi. Possiamo stare un secondo in pausa. Russia. Ma questo dove cacchio è? Tra l'altro è uno stato russo. Allora, vediamo un po'. Magari c'è una missione. Conquista Samarcanda, lo faremo. Rivale del rivale, riducilo per estensione. È un po' lunga come cosa. Però farei conquista Samarcanda, che non mi chiede il core, chiede solo di ottenerla. E tanto è quello che andremo a fare adesso. Poi speriamo tu abbia tanti soldi. Sarebbe molto bello. Il mouse che si scontra col microfono. Soldi? 600, beh. Mi dispiace, i tuoi core sono andati. Addio Mali, è stato bello. Per me. Ora, visto che sono super mega overpower overesteso, dovremmo dare via tutto. Quindi vieni qua, vassallo non fedele. Visto che ce l'hai ancora piccolino il debito, te lo pago adesso. Grand Provinces. Ora, capire quali sono sarà un vero problema. Te, questa con 2K. Poi, queste, c'ho sulle truppe, tranne dove le ho spostate. Però fin dove le vedo è facile. Omboberi. Ma che cazzo di nomi sono, dai. Omboberi. Via. Poi ar qualcosa. A con due A, i re. A, i re. A, i re. Secondo voi come si pronuncia così? Cioè con un urlo? Poi mema. Mi manca la mema. Voglio la mia mema. Poi Massima, Massina. Messina, questo dai. Non è tanto strano. Segu. Ora, di certo c'è. Questo è quello. Questo, quello. Uno, due. C'è una mappa dove li posso vedere. Eccoli qua. Questi. Perfetto, con sta mappa è molto più semplice. Ovviamente era anche quella da usare, ma non mi sembra di aver sbagliato, quindi va bene lo stesso. Beoghe, Bure, vai avanti Bure du, poi Vagadù, Vagadù, vai avanti pure tu, ancora, sono monotoni, perfetto, il microfono e il mouse sono in guerra stasera, allora Bambuku, Bambuku, sì. Cantor. Wolof. E Terku. Fatto. Perfetto, allora ho solo questi due. Ottimo. Quindi Timbuktu, sei pronto a essere annesso? Penso. Hai 290. I muri diventeranno molto più grandi di te. Tu stai facendo cose, tu stai facendo cose. Voi non va bene, siete lievitati, ci sta. Tu
ora perdi soldi? Wow, perché così tanti? O stai convertendo tutti? No, questi qua sono le tue income, le tue spese? Niente, perdi i soldi perché è divertente, no, non me lo vuoi dire. Va bene. Vabbè, l'Africa è finita, ragazzi, eh? Adesso c'è solo da conquistare, da annettere Timbuktu e ci siamo. Tu stai facendo i core, adesso io aspetterei che tu sei in via di guarigione. Ah, li stai proprio facendo tutti, sei un boss. Cioè, questi tre li stai facendo, non ho controllato gli altri. Qua c'è solo Mino, qui c'è solo Mino, qua c'è solo Mino, qua c'è solo Mino, qui c'è l'omino. No, è un grande, davvero il top del top. Sta facendo davvero i core, cioè non me l'aspettavo, sono sincero. Ok, dai. Tu ora ti metti magari qui. Tu per ancora. Poi non so perché li ho tutti qua nel comodo, vabbè. Quindi non sono più vereesteso, fantastico. Assolutismo 44. E ve l'ho detto, beh, arriveremo a 114. Non posso neanche eliminare questa cosa. Peccatissimo. Peccato davvero tanto. Qua che cosa stanno facendo? Allora, si è conquistato questa parte. Vediamo un po'. Bosnia, Gole, Tarib. 1, 2, 3, 4. Belgrado pure. Ah, accidenti. Niente, dovremmo conquistare un bel po' d'Austria. Austria, di Austria. D'Astruia. Vabbè, d'altronde, quando inizia a menare uno, gli altri gli saltano addosso. Adesso gli ottomani sono l'ombra di loro stessi. Sono ancora terzi, ma per poco. La Francia li sta per superare. E adesso la Spagna gli sta ancora più a culo, perché questa classifica si deve aggiornare. Noi guadagniamo 200 ducati al mese, 311 dal trade. Protect trade, Malacca. E tra l'altro dove sono le navi della Malacca? Qua. Arriva a 50, che quello è un colore che fa schifo. Arriviamo anche qua a 40, dai. Qua invece ho bisogno di sistemare la flotta. Allora, ragioniamo un secondo. Contro Rissa la flotta non mi serve praticamente più. Nel senso, mi serve qualcosa per fare avanti e indietro. Quindi lasciamo qua un 50 navi. Tutto il resto va nel Mediterraneo. Pronti? Via. Ci troviamo a Tunisi, che diventerà il nostro nuovo hub della flotta. Questa è una decisione imperiale, non potete farci niente. Dove non c'è lo shipyard? un posto con lo shipyard? Ecco qua. Qua c'è lo shipyard. Qui non c'è. Vabbè, stiamo a Tunisi per poi spostarci a Biserte subito dopo. Qua colonizziamo, cioè colonizziamo, facciamo cose. Trigoviste. Che cacchio? Trigoviste. Dov'è che c'è sto posto qua copto? Ho un posto copto. Cioè, copto ortodosso. Ah, è questo, è vero. Ho un posto ortodosso. Iniziamo a intaccare gli ortodossi sbagliati. C'è solo un ortodosso giusto qui, sono io. Va bene. Colonie. Ma continuiamo a guadagnare come dei maledetti, per favore.
Conversioni culturali, facciamo il cambio del trenino. Allora, ne ho 140, quindi possiamo. Che poi non c'è scritto 140, ma 410. Perfetto. La prossima idea fra quante idee? 22. Ah! Ok, posso prendersi le idee diplomatiche fra pochissimo. Però io farei passare ancora un anno, tanto non ci corre dietro davvero nessuno. E poi facciamo questo. Cioè, in realtà ci corrono tutti dietro perché siamo i primi. Oh, oh, oh. Momenti di delirio. Il timer è già suonato. Avevo detto all'inizio dell'episodio. Controllo bene il timer. 36 minuti. Dai, ci salutiamo qua ragazzi. Ora guerra con loro. Quindi entreremo in guerra con la Russia, questo è sicuro. Loro non esistono più. Non so neanche chi gliene fregata che ho distrutto questi. In Europa nessuno, quindi francamente a nessuno. La tregua con te, che garantisce ancora Bachmani, è nel 77, quindi avrò 2 anni in cui i Bachmani non posso attaccarli ed è una rottura di Zebedei. Tu sei alleato con questo coso che potremmo anche decidere di eliminare. Sarebbe brutta da co come cosa da fare, ma sì. E Pegu. Poi tu non sei un tizio, cioè sei un tizio ma non sei un tizio Ming. Qua dobbiamo spingerci un po' di più, ma in realtà no, è andata molto bene così perché sennò saremmo rimasti ancora più overestesi. Adesso, prima di eliminare Kazak dalla mappa, volevo farmi un'idea migliore di cosa ci fosse qui. La Corea sta diventando bella grande, ho un desiderio di 23. Potrebbe essere già il caso di iniziare a lavorarci questo pezzo di mappa. Ma io credo che potremmo invece attaccare una volta per tutte Brandeburgo e Livonia Nord, eccetera. E che non abbiamo casus belli contro di te. Cioè, tu questi territori non li vuoi proprio. Non c'è niente che. Oh, Svezia. Meno male ci sei tu. Meno male c'è la Svezia. Quindi ti attacco con la Svezia. Metto Riga non co-belligerante. No, mi conviene attaccare lui, mettere Riga co-belligerante. Che chiama lui. Vorrei eliminarli tutti assieme, cioè, questo è il piano. Vabbè, ci pensiamo. Ci penso tra un episodio e l'altro, sennò, come sempre, i saluti durano più del video stesso. Ci vediamo nel prossimo, ragazzi. GG a tutti.